Inquinamento con la parola contaminazione. Bene. Con questa riformulazione parere favorevole. Deduco, scusi, onorevole Martella, che a questo punto l'accertato diventa accertata. Perfetto, Bene, no, perché così lo scriviamo. assolutamente perfetto. Da Bene. accertata contaminazione. E il 22 bis 502 il parere è favorevole. Molto bene, grazie. Vogliamo fare gli aggiuntivi, visto che ci siamo? Onorevole Martella. 22 bis 01. È contrario il 22, Va va bene. bene. Onorevole Allasia. Gli emendamenti riferiti all'articolo 22 bis sono favorevoli e gli aggiuntivi sono anch'essi favorevoli. Molto bene, grazie. Governo. Conforme relatore di maggioranza. Molto bene, allora possiamo passare al 22 bis 400 Businn con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Ciraci, Monchiero. Altri colleghi che non riescono a votare? Grassi. Rizzetto. Onorevole Grassi, lei sta votando, onorevole Grassi. Bene, altri? Tancredi. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 431, maggioranza 216, favorevoli 22, contrari 409, la Camera respinge. Ora siamo al 22 bis 500 da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Parere favorevole dei relatori e del Governo, la votazione è aperta. Di Lello, De Girolamo, altri? Montroni, De Girolamo, ci dedichi un po' di tempo. Bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 435, maggioranza 218, favorevoli 429, contrari 6, la Camera approva. Passiamo al 22 bis 501, anche questo da votare ai sensi dell'articolo 86, comma bis del regolamento. Parere favorevole dei relatori e del governo. La votazione è aperta. Ci siamo? Luigi Gallo, Marzana, votato. Altri colleghi che non riescono a votare? Agostini, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 438, maggioranza 220, favorevoli 432, contrari 6, la Camera approva. 22 bis 450 della Ringa, parere favorevole dei relatori e del Governo, la votazione aperta. Parisi, Massa, Fico, bene, abbiamo votato tutti? Onorevole Santanchè, onorevole Fico. Ok, mi pare che hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti
Presenti 445, votanti 421, astenuti 24, maggioranza 211, favorevoli 334, contrari 87. La Camera approva. Siamo al 22 bis 401 Alberti, c'è il parere contrario del relatore di maggioranza, del governo ed anche del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Rabbino, Luigi Gallo, Mazziotti di Celso, Palma, Luciano Agostini, Grassi, Piccolo, Palma non riesce a votare, Frusone, a questo punto mi pare che hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti 438, votanti 431, astenuti 7, maggioranza 216, favorevoli 122, contrari 309, la Camera respinge. Siamo al 22 bis 402. Onorevole Braga, accoglie la riformulazione? Bene, allora lo poniamo in votazione così come riformulato dal relatore. 22 bis 402 Braga, parere favorevole. Onorevole Crippa, vuole intervenire su questo? L'ha letta la riformulazione, relatore? Se vuole gliela facciamo rileggere, però. Onorevole Martella, sia gentile. Se può rileggere la riformulazione del... Grazie, per l'onorevole Crippa questo ed altro. La riformulazione prevede che si sostituisca la parola nonché con la parola e che la parola inquinamento si sostituisca con la parola contaminazione e di seguito l'accertato diventi accertata. Bene. Come lei mi ha fatto notare. Va bene, onorevole Crippa. Ci siamo? Onorevole Crippa, io sì, mi dica che vogliamo fare, prego. No, era solo per comprendere se il testo poi di fatto procederebbe così: in caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture